Potevo mentirti se volevo. Potevo dirti di aver sparato così per capriccio a un corvo in cima a un albero. Oppure... E dov'è accaduto tutto questo? Qui, sullo spiazzo, sotto le finestre della sala da pranzo. E nessuno ha sentito lo sparo? E che ne so, siamo partiti subito. C'è nessuno? Eccomi! Vengo! Eccomi. Che succede? Mi scusi se l'ho disturbata. Senta, lei conosceva già la signora che è con me? No, non mi pare, non me ne ricordo. Ma sì, ci pensi. È venuta 3 giorni fa e ha soggiornato qui. Se lo dice lei, sì, sì, può darsi, può darsi. Ecco, sono sceso a scusarmi per lei perché sullo spiazzo, andandosene, ha sparato a un corvo, sa, così per capriccio. Aveva una piccola 6.35, una rivoltella da bersaglio, grande così. Immagino che avrà svegliato tutti. Io non ho sentito niente. Nessun colpo? No. Ah, no? Beh, tanto meglio. Grazie. Niente. Niente colpi d'arma da fuoco. Sai, non è una rivoltella che faccia un gran rumore. E poi c'era vento. Per l'ultima volta, di che hai paura? Primo, di essere sospettata. È vero, volevo che crepasse. La sua morte è stata un sollievo. Sì, d'accordo. Secondo? Ho come l'impressione di essere sorvegliata. E da chi, scusa? Da nessuno, si capisce. È solo un'impressione. Avete fatto l'amore qui? No. Dov'è che l'hai uccisa? Sul bordo della scogliera? Prima che la macchina precipitasse? No, ti supplico, Serge. Te l'ho già detto 1000 volte quello che è successo. Come faceva l'amore, Claude? Smettila, smettila, o finirai col disgustarmi quanto lui. Perché l'hai ucciso? Desidera? Quei mocassini marrone che sono in vetrina. Bene, signora. Marina! Lei conosce i buoni indirizzi. Anche lei, però. Grazie a Serge. Una delle poche cose che gli devo. Siamo nella stessa condizione. Non troppo allegra, forse. È sempre carino, Serge. Adorabile. Con me era veramente noioso, tutto il giorno col muso. E se sorrideva era solo a tavola, quando leggeva il giornale. Non capisco perché mi avesse sposata. Io sì, ero pazza di lui. E Claude com'era invece? Molto diverso. Ah beh, allora. Mi chiedevo perché si fosse messa col primogenito dopo essersi sbarazzata del cadetto. Sbarazzata? Mi dica, che impressione si prova a fare l'amore con 2 fratelli? Cos'è? È triste? Da 15 giorni la mia vita è diventata un inferno. Mi fa continue scenate, mi tormenta per delle sciocchezze. Non ne posso più. Lo pianti. A quanto pare è un vizio di famiglia. Ma è che...
Senta, vogliamo fargli un bello scherzo? Prenda su armi e bagagli e venga a stare da me. Impossibile. Mi provi l'altro paio. Perché? Io lo conosco bene. Sarà folle di rabbia, specie quando saprà che c'entro io. Lei è molto gentile, però... No. Lo faccia per me. Lasci che mi diverta un po'. Ho mangiato tanta di quella bile. Smettila. Per favore, non può andare un po' più svelto? Mi dispiace, signorina. Tenga. Ho bisogno di berne un altro. E io allora? Per quanto lo conosco, Serge deve essere al dodicesimo. A proposito, perché lei... Ah, diamoci del tuo, eh? Mm-hmm. Perché non vieni a lavorare con me? Cercheremo dei serpenti a sonagli, dei camerieri senegalesi, dei candelieri d'epoca, delle duchesse post-menopausa, delle uova di... Non rompere le scatole, vattene! Ma che cosa fai? Impazzito! Bravo, sei un uomo. Fuori dai piedi. Ma io sono a casa mia. Ah già, è vero. Fa lo stesso, vattene via. Non vuoi bere qualcosa? Ah sì? Ah, sì. Ecco qua. Cosa è successo? Comunque, Dorothée, sparisci, perché devo parlare con la signora e mi secca che tu ascolti. Almeno sei sincero. Come sempre. Vuoi che me ne vada? Sì. Che ore sono? Sono le 8:05. Della sera? Della sera. Allora devo andarmene. Ho giusto un appuntamento col mio nuovo ragazzo. Un siciliano che è una meraviglia. Buonasera, cari. Ecco, volevo dirti che... Sì. Che non è perché tu... Sì? Beh? Ho completamente dimenticato quello che... quello che... Che volevo dirti.